and down, 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 up and down, 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 up and down, up and down, up and down, 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 up and down, 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 up and down, on my body, make me feel yourself. Ed è figlio di emigrante ed è figlio di preta cura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Andiamo, va. Baby, like to see you move. Come on, play your body and dance into the groove. Oh my God, do everything you want. It will be together, baby, all night long. Up and down from the body, make me feel. You said, Daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Up and down. Paterno, tiene per Berlusconi. Forza Italia, tutto il corpo, insomma, quello là. Stalin tiene per Occhetto, ecco. E Satana, anche Satana tiene per Occhetto. Mentre, come sappiamo, Satana tiene per Occhetto, ovviamente, scusate. Company. Anche Stalin però sarà down. Facendo la doccia, è tutta nuda, è tutta nuda, è tutta nuda, si è insaponata completamente, si è insaponata completamente, tutta nuda, tutta nuda, tutta nuda, piena di schiuma. Sì che ce l'ha a sedere, eh? Fortunata, ma ce l'ha anche di fatta. Là dietro il mastice per la prostata, il mastice per la prostata, il mastice per la prostata. Io dormo nudo, come Gesù mi ha fatto, nudo. Lei come dorme? Bene, buonasera a tutti. Buonasera. E dopo gli innumerevoli ritardi di Rocco Ciarfaglia, come al solito, siamo arrivati in onda. Diciamo, siamo in onda ora. Diciamo ormai abbiamo appuntamento alle 7. All'inizio era alle 7, poi è diventato 7:20, ora 7:30, poi 7:30, ora 7:40. Alla prossima, alle 10 la maffia l'appuntamento per colpa di Rocco. Hanno detto che alle 7 dovevo venire a prendere. Quindi alle 7, però 5 minuti. Caro Esco, erano le 7:15. Sei un ritardatario, lo sappiamo. Vabbè, con chi ero occupato. Dai. Dai. Con Federica, la mano amica. No. Impegno. Oggi sarà una puntata dedicata soprattutto al sesso, ragazzi. Questi, sotto le scrivanie, sensi, diciamo. Sotto le scrivanie, il sesso provocato ovunque, da prestazioni calcistiche. Orale. Così, è passato lo scritto. Vuoi fare sesso orale? Non ti preoccupare, vabbè, ti porteremo, ci organizziamo, ti porteremo a gioia. Vabbè, donne di altri paesi ti aspettano. Guarda, Rocco, abbraccio aperte. Basta che non ci sono cinesi come te.
Jacopo è cinese. Cinese. Va bene, oggi puntata, affronteremo vari argomenti. Rocco, tu ricordi i vari argomenti? Sì, no, sport, Roberto Baggio, come... nella TV, nella TV, nella TV, nella TV, non mi varietà, ricordo, varietà, 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 so. Varietà, ciao Darwin, di che poi, film parleremo? Il film ora non ricordo, non ricordo perché non si è preparato, non ha preparato, come sempre non ha preparato, è il questo è il programma dove c'è più, cioè nel senso si inventano gli argomenti, sì, al momento, si improvvisa, non... E meglio è meglio, meno male che c'è gente che parla. Vabbè. Sì. Altrimenti, vabbè. Allora, film The Truman Show, grandissimo film di Jim Carrey. Poi, vabbè, vari argomenti. Ciao Darwin, l'abbiamo detto già. Giallissimo come meteore. Ma prima di iniziare, ovviamente, dobbiamo ricordare i vari appuntamenti di Cime di Radio Web, di Associazione Terra e del The Factory di Palagiano, che ovviamente ringraziamo per l'ospitalità. Allora, vabbè, prima di tutto il sito ufficiale della radio www.cimediradioweb.it. Poi il primo dicembre vi ricordiamo l'ecociclo pedalata, io biciclo, un viaggio ecologico tra le vie del paese e non anche di fuori, delle campagne, dove è piene di amianto, anche se il meteo porta... diluvio universale per domenica, se non piove... Andremo col comune magari... Sì, ricordando i tempi passati, vabbè, e niente. Poi il 20 dicembre freestyle real rap, i primi due finalisti Strazio e Infarto, 500 euro in palio. E poi il 6-7-8 dicembre, per chi volesse, c'è il Medimex alla Fiera del Levante, Fiera delle Musiche, alla Fiera del Levante a Bari, praticamente. Niente, Fiera delle Musiche, esatto. Va bene, allora dai, direi che possiamo subito partire, sì, con la prima canzone, Rocco. Sì, annunciala, dai. Di Samuele Bersani, il figlio di Bersani, no? No, per fortuna non c'è tra niente. Di Gargamello. Spacca cuore. A voi. La farfalla appesa cade giù, succede anche a me, è uno dei miei limiti, io per un niente vado giù, se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua, ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che, solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui. Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più,
gli ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, 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 amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, 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 amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, 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 dritto qui. Bellissima canzone. Almeno un Bersani buono, come ci dice il nostro amico Salvatore. Salvatore, direttamente da Milano, lo voglio salutare. Queste cuffie mi stanno rompendo le scatole, perché ragazzi. Sono dei cinesi. Vabbè. Ovviamente. Allora, comunque. Comunque è meglio quella che ha fatto Laura Pausini. Ma non dire cazzo. Ma non dire stronzate. Non mi far bestemmiare alla radio, per favore. Cioè, Samuele Bersani è un artista sottovalutato. Non ascoltate quelli di Utah di Rock. Forza Laura Pausini. Laura Pausini. Vai a fare. Capra. Addirittura. Vuoi tacere un attimo? Scatenato Rock. Vabbè, saluto Salvatore Rotolo da Milano, grazie per infatti è l'unico Bersani buono questo, altro quelle cazzate che dice Rocco. Laura Pausini. Va bene, dopo aver parlato, aver ringraziato Samuele Bersani per le sue bellissime canzoni, direi di passare subito al primo argomento della giornata. Parliamo di football. Cioè di uno degli di un'icona degli anni 90 e non solo, perché tuttora fa parlare di Roberto sé Baggio. È un grande, ovvero Roberto Baggio. Mi ricordo quando giocava sigla Allora, Roberto Baggio, il divincodino, famosissimo divincodino. Niente, parliamo un po', dai, di Baggio, diciamo, dai. Toro, per esempio, no? Cosa ti ricordi di Roberto Baggio? Da Juventino, anche perché Roberto Baggio ha vestito la casacca Juventino. È stato un attaccante della Juve. Certo, non è che mi è piaciuto tanto quando giocava la Juve, però... Infatti, cioè, non lo so, ha vinto il pallone d'oro nella Juve. Però... Non ha giocato granché. Per me non è un giocatore che amo tanto. Invece al contrario, per me è stato, secondo me, uno dei giocatori italiani migliori di sempre. Sì. Il migliore. Il migliore, secondo me. Tra i migliori, sì, senz'altro. E la FIFA 100. Dai, perché era un giocatore completo, era bravo nei calci di punizione. Nei rigori, vabbè, tranne quando durante la finale di era 94. Pura classe, purtroppo classe, sì. Non ce ne tecnica sono più tecnica sopraffina, proprio insomma quasi pari a Gattuso. Diciamo lo stile è quello, lo stile sì, Gattuso. Insomma, no, era veramente, ha vestito poi diverse casacche, la Juventus, l'Inter, anche il Milan, il Bologna, il Brescia. Cioè con le ginocchia fuori uso giocava da Dio anche nel Brescia, mi ricordo a 37 anni. Sì. Quindi è stato veramente un fuoriclasse, è un grande uomo. Sì. Soprattutto quello, ora mi sa che anche... È ambasciatore della FAO, se non sbaglio. UNICEF, FAO proprio. Sì, dov'è la sede della FAO, Rocco?
Domande di merda che mi fate proprio stasera. Ma perché non ti prepari, scusa, che puoi, no, non lo so, no. Va bene, che anno ha vinto il pallone d'oro Roberto Baggio? Nel 94, subito dopo il mondiale praticamente. Sbaglio rigoroso, lo sbaglio talmente bene, rigore che vinse il pallone, infatti vinse il pallone. No, io tutti quelli che hanno sbagliato i rigori, lui l'ha sbagliato meglio, diciamo. Certo. No, vabbè, no, quello che l'ha sbagliato meglio è stato Baresi. Comunque io ricordo benissimo in curva, dov'è? Fuori dallo stadio. No, è sempre in tribuna. Io mi ricordo una frase che disse Baggio dopo il rigore sbagliato, infatti fu criticato parecchio, disse: i rigori li tirano chi ha il coraggio, cioè li sbagliano chi ha il coraggio di tirarli. Effettivamente ha ragione, perché lui ha sempre, non si è mai non si è mai tirato indietro. Infatti, se mi sbaglio, in finale non stava benissimo fisicamente, qui però come Ronaldo nel 2002. Vabbè, un grande Baggio, onestamente io mi arrapavo quando lo vedo, vi dico perché la a parte c'era tecnico USA 94 è stata, per esempio, la partita con la Nigeria, USA 94 è stata una delle partite più belle della storia d'Italia. Riuscimmo a vincere 2-1 grazie a una doppietta di Baggio. Stavamo perdendo 1-0, poi segnò a fine proprio dei tempi regolamentari, riuscì a fare un gol e poi nei tempi supplementari fece il secondo gol e riuscimmo a passare, erano gli ottavi. Poi ai quarti di finale pure ci fu un gol suo contro la Spagna, lui e Dino Baggio, grandissimo Dino Baggio, Dino Baggio. No. E le telecronache di Pizzol, Dino Baggio, Dino Baggio e Roberto Pizzol. Grande. È un programma a parte, faremo. Poi semifinale mi ricordo contro la Bulgaria di Stoichkov, fortissimo, me le ricordo tutte, vincemmo lo stesso 2-1, doppietta di Roberto Baggio, e purtroppo in finale poi, sbagliarono lui, Franco Baresi e, se non sbaglio, anche Daniele Massaro sbagliò il rigore, 3 rigori sbagliammo. Però il Brasile effettivamente bisogna dire che meritò quel mondiale, dato che anche in finale era finì 0-0, fortissimo, però ci dominò, se anche un palo, mi ricordo Pagliuca che baciò il palo dopo modo Pagliuca USA 94, avevo 10 anni e me lo ricordo come se fosse ieri. Era il secondo portiere, era il primo portiere, no, non hai capito, era il primo portiere, fu alla prima partita contro l'Eire, fu espulso perché uscì fuori aria, la prese fuori aria e Marcheggiani si fece tutto il mondiale Marcheggiani, e poi in finale ritornò Pagliuca, ritornò in auge, diciamo, su USA 94. Faremo una puntata, faremo una puntata, parleremo puntata proprio di tutto su 94. Certo. Esatto. Va bene, allora dai, direi che abbiamo parlato abbastanza di Roby Baggio. Ovviamente se qualcuno ha da dire qualcosa, qualche ricordo, qualche aneddoto, può dire tranquillamente, può tranquillamente scriverci sia su Facebook alla pagina di Cime da 90, mi raccomando, o direttamente su Spreaker, mi raccomando il mi piace, altrimenti Pierpaolo si arrabbia e vi dà botte, quindi mi perché, anche perché c'è una sorpresa che farà Pierpaolo. Ah sì, mi raccomando, non ve ne andate, grande sorpresa, perché alla fine ci sarà una sorpresona. Pierpaolo ci delizierà dai, ascoltiamo una musica straniera dopo quella italiana, dopo una spaccacuore. Vai Rocco, qual è la Alanis canzone? Morissetti. Sì, è italo australiano. Ironic Blue. Ironic e basta. Ironic. A voi.
smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Ironic. Bene, beh, già, bellissima. Nice set, grandissima. Una gnocca. Salutiamo Nico Colaninno che ci ascolta. Sì, sì, ciao. Salutare sto Nico Colaninno e sto, spero. Sto. Ce ne sono 10. No, amore, lasciamo stare. È un amico mio e quindi voglio salutarlo e voglio dire, voglio invitarlo anzi a cantare, che è molto sì, perché bravo. Nico è bravissimo. Se vuole venire alla nostra puntata ogni giovedì dalle 7:30 alle 8:30. Vabbè, no, se Rocco lo permette, altrimenti facciamo le nuove alle 10. Sì, insomma, sì, non è stato, comunque non mi ricordo questo fortuna. Video dell'Alanis Morissette, se non sbaglio, è quello che cammina per strada. Vabbè, ovviamente non ve lo ricordo. No, io assolutamente. No, quale? Risulta, cioè, pure Arabe de Palo. In quel video là, quel cammina. Ah, sì, che c'ha i capelli lunghi prima e i capelli corti esatto. Dopo. Ah, quello è con Rabe de Paolo. Ah, questo non me lo ricordavo. Va bene. Comunque, dai. Le prime parole di Pierpaolo dopo 22 minuti parla. Un record! Pierpaolo si esprime. È vivo, è vivo. Ed è santo. Vabbè, dai. Dopo questa bellissima canzone, direi di passare subito sì, al secondo argomento. Sì. Varietà. A voi la sigla. Quando parleremo della luna nera, dai, fra qualche punto. Rocco è l'uomo nero. Rocco vuole l'uomo nero. No. Desidera ardentemente. La luna nera è un programma che è stato seguito molto negli anni 90 sulla Rai. Vabbè, so, dai, però oggi però parleremo di un altro programma bellissimo e tuttora bellissimo. Lo fanno su Mediaset Extra. Infatti l'altra sera Rocco ha dato il meglio di sé da Jacopo, facendo dei commenti poco consoni e poco. Veramente che non siete che beep. Perché? Cosa c'è da dire? È impazzito Rocco. Vabbè, diciamo no, perché voi dite sempre che sono io, ma in realtà l'altra sera facevi certi apprezzamenti, insomma. Altre cose. Comunque erano delle belle ragazze. Però tu c'è ignoro, cioè, insomma, un po' di contegno, dai. Vabbè, spieghiamo il contesto. Stiamo parlando ovviamente di Ciao Darwin, sì. È un programma talmente di successo che lo trasmettono anche ora su Mediaset Extra. E infatti è andato in onda dal 98 e tuttora andrà in onda perché ci sarà la, se non sbaglio, la nuova stagione. Però provare comunque provarono nel 2000 qualche cosa, però non è fino al 2007 l'hanno fatto. Ma non no, è, allora, il 2007 non ebbe tanto successo, infatti lo stopparono. Io mi ricordo l'inizio. Sì, all'inizio del 98 andava invece poi hanno stoppato per parecchi anni, hanno riprovato però alla fine non hanno avuto quel successo. Io mi ricordo sì, è vero, nel 98 forse perché i programmi una volta che
sono sempre quelli i programmi alla sì fine. Infatti si scoccia. Poi Bonolis onestamente sempre le stesse sì, battute da comunque, dai tempi sì. di Bim Bum Bam. Io ricordo una cosa, che il programma inizialmente andava in onda di sabato sì. in concomitanza con Raffaella Carrà e quindi c'era questo diciamo questo questa duello rivalità. Della quale abbiamo parlato la settimana scorsa sì. Carrà sì. quindi le prime puntate di Ciao Darwin non andarono molto bene, però diciamo però dopo, gli anni sì. grazie al format anche perché poi con l'accoppiata Bonolis sì. no sono fortissimi. Vabbè, spieghiamo un po' il meccanismo del gioco, che cosa le varie sì, prove che c'erano. Erano divise in due squadre. Certe volte c'erano maschi gay contro eteri. Quindi tu facevi parte di una dei determinata categoria. Non si può dire. Non si può dire. Lascia quel mistero. L'alone di mistero. Ma non stavi nella puntata dei travestiti tu? No, assolutamente. Amico, eri tu, amico intimo di Luxuria, Rocco. No, non era Luxuria. No, non era Luxuria. Ancora in quei tempi era diventata già femmina. Quindi non era. O sbaglio, non era diventata femmina già. Neanche ora lo è, cioè ancora. È in transito, capito? Ah, è in transito, ancora non si è fatto. Scusate. Vabbè, scusate. Allora, chi vabbè, c'erano con, ciccioni con, quanto... Scusa, sì. con Luxuria, proprio. Tu hai avuto esperienza, quindi no, facciamo. Non ho avuto nessuna esperienza, se no non ti domandavo. Vabbè, dai, e c'erano varie prove, tipo sì. la prova di canto, Rocco. Prova di canto, prove. Molto suggestive, certe volte pericolose. Tra vabbè, arriviamo sulle prove di coraggio, la prova di cultura, il dibattito c'era. Sì. Poi erano le. A me piacevano le sfide quando c'erano tra donne, le sfide di. So io ecco, allora ritornando al discorso di prima. Ecco perché ritorniamo a quel discorso che stavamo facendo prima. La sfilata. Tra bianchi e nero. Ora ecco. Abbiamo fatto questa puntata solo per parlare delle sfilate di Rocco. Della trama di Rocco, diciamo. Gli occhi uscivano dalle orbite. normale. Un uomo, ricordiamo che ama le donne. Sta distruggendo tutto. Invece voi che siete maschi, così... Avete fatto l'indifferenza. Ma l'altro giorno a casa tu sbavavi per la sfilata maschile. No. Certi commenti assurdi. No. Assolutamente. Comunque volevo parlare di Laurenti. Lui è razzistissimo sì, con tutti i neri uomini. Però quando è donna si incazza. La butta pace, signor. Cioè, proprio commenti. No, il solito italiano medio. Italiano, dai. Non sono razzista, non dire parole. No, vabbè. Razzista nel senso buono, ovviamente. Vabbè, volevo parlare un gustaio di Laurenti. Razzista con i maschi. A me piace Laurenti tantissimo, anche se non sa gran che parlare come me, allora, però sa c'è anche una certa cantare in una maniera. Canta anche un po'. Lui è lampadatissimo, sì, Laurenti. Depilatissimo. È depilato. Ma io non sono depilato, quindi. Si vede. Oh, comunque, dai, male, facciamo ascoltare un attimo la sigla di Ciao Darwin. Sì. A voi. Bellissimo, come pure canzone, è un programma eccezionale secondo me degli anni 90. Sì, sì. Dai, per concludere, l'ultima sfida che facevano era la sfida dei cilindroni, che fanno delle domande del passato, del futuro e del presente. Cioè poi del futuro erano del passato. Vabbè, dai, abbiamo parlato abbastanza di Ciao Darwin. Sì, sì. Quindi possiamo passare alla prossima canzone, Rocco. Il titolo qual è? What's
is love? What's love? Is love? Cioè, what is love? Due volte is love. Vabbè. Degli? Rocco, dai. Hand away. Hand away. Questa è la M. No, no, Hand away. Mi rifiuto. Hand away. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Bellissima, bellissima canzone. I Handway, detti da... Però è meglio la dance. Hanno Beh, fatto anche qua. Dance. Sì, però hanno fatto anche una... Ce ne fa. Faroletto. Sotto forma di dance pure. E questa è dance. Sì, però hanno fatto altri... Ah, l'hanno resa ancora sì. Più grezza, diciamo. Vabbè. Comunque bella già di su. Sì, certo. Beh, dai, passiamo al prossimo argomento. Le meteore. Le meteore, sì, va bene, dai, sigla. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow out.
Bene, bene. Senza farla stasera di che cosa parliamo? Delle meteore? Sta un po' zitto. Stasera senza... Si sta rispettando però. Si sta maleducato. Autoritario. Autoritario. Quindi si è preparato stasera. Non mi tocca. Calci, capra. Stasera sta passando una cometa vicino al sole. Quindi è nel massimo del suo... Tanto per rimanere nel tema delle meteore. Meteore. O puoi parlare. Vai. Ma che cavolo dici? Comunque stavamo dicendo... nessuno ti vede stasera. Beh, litigate dopo, dai. No, vabbè, se, no, a proposito di sto fatto qua della cometa, alzo, cioè praticamente se non si decompone prima si riuscirà a vedere. Esatto. Sì. Ma di sera. Sì, perché poi come la sua cometa coda diventa più lunga vicino, passando vicino al sole. Ah, spettacolo, spettacolo. Dai, mi piace questa cosa. Oggi va bene. Oggi parliamo dei Jalis che sono che sono delle meteore per eccellenza. Questa è una delle altre canzoni che conosco a memoria degli anni 90. Fatta perché... sempre in qualche... Sì, no, no, per fortuna non l'abbiamo fatta a scuola questa volta. Dai, diciamo, diciamo qualcosa. È stato un tormentone, un tormentone, fiumi di parole. Sì, che poi Jalis sono un duo musicale italiano composto da, sono due coniugi. Esatto. Fabio Ricci e la moglie Alessandra Drusian. Quindi sì, loro si incontrarono per la prima volta in una casa discografica. Poi inizialmente poi parteciparono a Sanremo, non tra i big ma tra le nuove proposte, e riuscirono ad avere un Io discreto so che successo. Alessandra viene lanciata da Pippo Paolo, nel programma Gran Premio, che io non ricordo assolutamente. Questo programma Gran Premio, ma io so il Gran Premio. E cosa significa Jalis? Sì, Jalis in lingua araba vuol dire commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica. Siedi, accomodati e ascolta. Cioè, sta parola vuol dire mezz'ora No, perché qua c'è scritto che prendono il nome da un presunto personaggio della serie televisiva Robinson. Sì, di sì. Cui francamente non abbiamo memoria. Ma il Jalis è Jalis in arabo, vuol dire quello che ho detto. Beh, sì, beh. Jalis poi è un nome di un personaggio di Robinson, che non ricordo sinceramente. Va bene. Vabbè, si ricordano vagamente per cosa? Per la vittoria dal Festival di Sanremo nel 97 con Fiumi di Parole. Sì, con un singolo, con un brano che poi che è quello che ricordiamo, ovvero Fiumi di Parole, che Pierpaolo sta intonando gentilmente. Ed è bella. Infatti poi, se non sbaglio, furono accusati di plagio. Infatti The Rock Set, la canzone The Rock Set, che poi vabbè, Listen comunque non si andò mai oltre, furono solo accusati, non si passò per vie legali, se non sbaglio. Vabbè, poi sparato sulla Croce Rossa. Cioè, dopo quella canzone il nulla, hanno pubblicato qualche altro album, ma nel 97 esce loro Il Cerchio Magico del Mondo, che vende solo 50.000 copie, pagando quindi... lo scherzo. Cioè niente. Cioè, a parte quella canzone non ho mai combinato un cavolo. Se non sbaglio, la cantante ha debuttato come attrice in una commedia musicale, Emozioni. No, comunque ultimamente hanno fatto anche un altro album che ovviamente in Italia non è pubblicizzato perché ormai sono però ho saputo che in alcune nazioni del mondo, tipo Iraq e Corea, sono molto, invece vengono molto apprezzati, come tanti artisti nostrani. Sì, tipo Toto Cutugno che in Russia fa furore. Che in Russia è diventato un bolscevico. Pure Albano. Pure Albano. Sì. Albano e Romina fanno ritornati insieme. Albano, vabbè, Albano diciamo che anche in Italia però... sfortunatamente è famoso anche in Italia. Ma è famoso per il vino, parecchi dicono il vino di Albano, da Cellino San Marco. Ragazzi, i prodotti pugliesi sono i migliori. E ora ne stiamo gustando come a Verona, attenzione, salutiamo come nostra Veroni. Oggi per commemorare il nostro amico Pino il brasiliano, abbiamo deciso di acquistare una canadese di Peroni, oltre al Don Arturo. Quindi questo è un schema di radio. Non so se usciremo vivi o meno. Ci riscaldiamo perché Aldo Factory tutto funziona, tranne che riscaldamenti, che fa un freddo cane, diciamo. Va bene, dai, allora Fiumi di abbiamo parlato abbastanza del mistero sui Jalis, si infittisce. Quindi se volete chiarirci un po' voi le idee, saremmo grati. Comunque dai, facciamo ascoltare la canzone che sicuramente tutti riconoscerete. Sì. Fiumi di Parole, a voi.
Rocco canterà. Pierpaolo va in bagno. Mi aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole, dove neghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show, cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Più mi si parole, più mi si parole tra noi. Acuto finale, ragazzi. Fiumi di braciole. Fiumi di braciole. La domenica mattina. Una bella canzone questa. Beh, una grande voce da, pure. Bella, da, è bella. Non so perché poi non sono riusciti più a avere successo. Sì, forse perché in Italia fanno una canzone famosa e poi non tutti, perché non facciamo un duetto io e tu? Sì, la prossima volta. Perché no? Siete fortissimi. Facciamo Fiumi di braciole. Inizieremo dalla radio Cimeta 90 e poi andremo a Sanremo. Mamma mia, che figura di merda in Mondovisione. Io ricordo degli anni, se non sbaglio erano anni 90, c'era un gruppo palagianese che voleva andare a Sanremo, i famosissimi Apulia. Non so se vi ricordate. Famosissimi. Vabbè, voi siete troppo giovani. Però io mi ricordo. Incoscienti. Se c'è qualcuno che sta ascoltando, che si ricorda i famosissimi. Se c'è qualcuno Apulia, che ci caga. Che volevano andare a Sanremo, avevano questo sogno, però ovviamente non ci riuscirono. Vabbè, niente, dai, passando ad altro argomento, direi di affrontare il nuovo argomento appunto della serata, che è TG1, Bill Clinton. Bill Clinton e soprattutto Monica Lewinsky. Il sex gate, lo scandalo. Sì, ne hanno parlato.
Lo scandalo Sexgate di Bill Clinton. Tra l'altro ho parlato ovunque, mi ricordo quando i telegiornali parlavano solo di quello. Sinceramente io non ricordo. Comunque onestamente eravamo un po' piccolini. Lui era già un po' più grande. Comunque anche io mi ricordo ciò che succedeva sotto la tavola orale. Che poi infatti la chiamarono tavola orale perché del sesso orale che Monica Lewinsky di solito era praticava. Ma ricordiamo chi era Monica Lewinsky? Oltre a essere una porcona, era una psicologa. Porcellina, così dice. No? Ed era una stagista presso la Casa Bianca, se non ricordo male. E quindi, la segretaria, diciamo, la stagista, sì, e quindi stagista. Aveva questa, diciamo, questa abitudine di... di lavorare sotto di lavorare sotto banco. Banco si fa altro, mentre la Casa Bianca fa bene, fa bene, sì, fa bene come Berlusconi. Ovviamente lui è stato l'artefice, Bill Clinton. Dopo ci sono stati altri presidenti. Poi come venne a galla questa cosa, no? Allora, tramite chiamate che Monica Lewinsky, diciamo, faceva una sua amica, questa amica poi registrava queste chiamate e poi, vabbè, in pratica scoppiò questo polverone perché vennero fuori queste registrazioni. Ma questa è una pezzente, allora. Insomma, vennero fuori queste registrazioni e quindi Bill Clinton poi fu chiamato a rispondere, no? A dire se c'è vero o non sta cosa. Alla fine poi tramite un... fu sottoposto pure all'impeachment. Sì, è un discorso... Che 5 Stelle hanno fatto ultimamente a Napolitano, volevano fare un impeachment. Sì. Per toglierlo dalla carica. Infatti poi alla fine cosa fece Bill Clinton? Fece una specie di discorso in televisione ammettendo appunto i rapporti, diciamo, questa salone. Comunque Bill Clinton non ha avuto solo Monica Lewinsky. Sì, ne ha avuta, era abbastanza... Ma oggi, informandomi, ho notato che una di queste, tipo Jennifer Flowers, sì, che faceva la spogliarellista, la quale era una spogliarellista e ovviamente si è spogliata anche sotto la tavola ovale. Poi ce n'erano altri, tipo nel 94 Paula Jones lo citò in giudizio per molestie sessuali, addirittura sostenendo di aver avuto delle avance nel 91, cosa che Clinton ovviamente negò, sì, come te, come sempre, vabbè. E poi ce n'era anche un'altra, Kathleen Willey, nel 98, che l'accusò Clinton di averla molestata in un corridoio nel 93. È proprio un pervertito quest'uomo, incredibile. Poi c'era una certa Boadric che accusò Clinton di averla stuprata addirittura nel 78. Ma poi questo sebbene non ricordasse la data esatta, vabbè. Comunque Clinton, diciamo, non era stato un Don Giovanni. Esatto, è stato comunque ricordiamo che è stato il presidente degli Stati Uniti, 42, ma anche governatore dell'Arkansas. Dell'Arkansas è uno dei presidenti, anzi il presidente più giovane della storia. Sì. Della storia degli Stati Uniti d'America. Ora Hillary Clinton, vabbè, è stata male, però è stata con il governo Obama, è stata segretaria, vicepresidente se non sbaglio, segretario di Stato. Niente, comunque una famiglia, cioè lui a differenza era un mandrillo. Comunque è stato Clinton, è stato uno dei presidenti più amati insieme a Kennedy e ad Obama, però a differenza di Kennedy che avevano già un nome, lui si è fatto da solo, proprio interpretando nel migliore dei modi lo spirito americano, nel senso dal nulla è riuscito a diventare presidente del sogno, diciamo, quello che viene detto il sogno americano. Il sogno americano, sì. Esatto. E niente, vabbè, comunque dai, prima di passare alla prossima canzone, che è spettacolare tra l'altro, Salvatore ci ricorda che i nomi di alcuni dei componenti degli Apulia, c'è qualcuno che se li ricorda? Addirittura! C'era un certo Ingenito che non ricordo, poi c'era Della Bersano di Palagiano, lo salutiamo se ci sta ascoltando, ovviamente non ci sta ascoltando però, uno di quelli che voleva diventare come i ragazzi italiani, Madonna, era Ivan Lampaca, il figlio del famosissimo Tony, lo scantinato. Sì. Lo salutiamo. Ovviamente il sogno americano per loro non è finito ancora prima di iniziare, diciamo. Salvatore, ringraziamo Salvatore che ci lapidate, Salvatore. E tra l'altro ci dice che la loro maggiore hit era la canzone denominata A Città del Prosciutto. Qua l'avrebbe vinto sicuramente Salvatore. Sicuramente vinto vari titoli. Dice anche che non sta scherzando, quindi è serio. No, ma infatti me li ricordo anche io. Non mi ricordavo tutti i componenti e i titoli delle canzoni, però
C'erano gli Apulia. Vabbè, erano molto sponsorizzati a Palagio. Beh sì, ma tentar non nuoce. Ovviamente, non so, ovviamente. Quanti vabbè. Cantanti che sono con canzoni proprio... Loro ragazzi, purtroppo non ce l'hanno fatto, a differenza magari di quello che sta facendo Michele Perniola. Però c'è stato un grande cantante che negli anni 90 è esploso definitivamente alla ribalta ed è Eros Ramazzotti. Grandissimo. Una delle sue canzoni più belle e più bella cosa, dedicata all'ex moglie Michelle Hunziker, che ora non la dà più a lui, beato che... Ma la dà, non so a chi. Ricordo che faceva le pubblicità di quel bel culo. Certo, non mi ricordo quale era. Qui ritorna in sordina l'attrasso di Rocco, il bel culo. Ciao Darwin! Vabbè, dai. Grande Michelle Unzi, che tra l'altro è stata molto criticata ultimamente, perché dopo 4 giorni dalla nascita del figlio è ritornata in televisione. Beh, ovviamente ha subito le critiche dei sindacali, come al solito. Va bene, dai, no, mandiamola questa bella canzoncina. Eros Ramazzotti, più bella cosa non c'è. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché ne servirà di più, per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi. Grazie d'esistere. Thank you.
se desistere. Non c'è, no. Vabbè, vabbè, Rocco si è sballato. Una canzone storica. Sì, sì, Eros Ramazzotti negli anni 90. Sì, ci stava piano, la merda. Eppure ora, ci sono belle canzoni di Eros Ramazzotti. Secondo me uno dei cantanti italiani più... apprezzate. Più apprezzate, ma anche è bravo, ovviamente è bravo, a me, a me non piace, vabbè, però nemmeno, anche a me non piace, però qualche canzone dai merita, sì, sì. Comunque, poi è stato l'unico Eros Ramazzotti che non è stato preso per il culo da Enrico Lucci alle Iene, che lo vide, lo voleva prendere per il culo, poi si rese conto che era intelligente, gli fece anche un'intervista abbastanza seria e simpatica. Comunque dai, figlio di compagni, quindi non ti piacerà più, figlio di comunisti. Figlio di comunisti. I comunisti. I partigiani. Vabbè, ognuno ha un suo, una sua disgrazia. Addirittura, ognuno ha la sua disgrazia. Povero te. Beh, non fa niente, beh. Dai. Beato te. Adesso cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Prossimo argomento? Cinema. Esatto. Cosa parleremo? Il Truman Show. Sigla. Intonatissimo, Iago. Buongiorno. E buona. Se non ci vedremo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Così. Non è il vino, è la frase. È una frase celebre di questo, del film che parleremo, sì, The Truman Show. The Truman Show. Questo film è l'ha interpretato Jim Carrey e parla di un reality show. Tra cui il protagonista è Jim Carrey, che non sapendo hanno fatto proprio della sua vita una specie di reality, certo. Dove tutti erano erano d'accordo e vicinato, tutti erano attori e lui pensava che era una vita normale, invece forse non la era realtà, così. Forse la realtà, scusa, no, professor Pierpaolo, però no, ogni tanto ci vuole un errore italiano, sì. Dai. E niente, lui alla fine proprio capisce che è tutta una falsa, diciamo. Ogni falsa, è tutta una falsa. E come si dice? Voglio... Farsa, si dice salsa. Farsa. Non la salsa, la farsa. No, Pierpaolo mi ha detto la sarsa. Comunque, a parte diciamo questa trama un po' contorta, cioè, sì, bisogna anche dire che fu uno dei primi film drammatici di Jim Carrey. Tra l'altro, secondo me è uno dei film migliori, una delle sue interpretazioni migliori. Sì. Secondo me, non so se ha preso qualche Oscar, no. Venne premiato al Golden Globe. Ah, il Golden Globe. Vabbè, fu candidato a 3 premi Oscar, però non era. No, secondo me lui lo meritava in quel... No, è un bel film comunque. No, a me è piaciuto veramente. Film pure che ha fatto e sono stati divertenti, come... Sì, lui veniva da film tipo S Ventura, ho capito, noi stiamo parlando di film un po' più seri, impegnati. Sì, vabbè, comunque, diciamo. Dai.
No, è stato molto. Jim Carrey è uno dei migliori attori. Sì, ovviamente. È stato questo anche perché questo film è stato fatto appunto negli fine anni 90. Nel 98. Gli anni in cui in Italia si affacciavano i primi reality show. Sì, vabbè, il Grande Fratello è arrivato nel 2000, se non sbaglio. Però già si iniziava a parlarne. Sì, in America, per esempio. Già America, abbastanza già conosciuto. Infatti questo è film è stato fatto proprio per quello, per ricordare. È un po' come Fratello. Una critica. A questi diciamo. Reality show che appunto diciamo che venivano controllati, contorcono la realtà, vengono controllati diciamo le persone da questa, infatti nel film c'è un personaggio che si chiama Christoph, se non sbaglio, che è praticamente lui, il burattinaio, se così vogliamo quello chiamarlo, che gestisce tutto. E il suo nome è Christoph o Christopher, proprio perché faceva riferimento a Cristo, esatto. Cioè al creatore, cioè quello che aveva era lui quello creato, che gestiva appunto questo mega, perché era un set enorme. Dove appunto si svolgeva la vita di questo di Burbank, di Jim Carrey. E appunto era, non era altro che una vita fittizia. Erano tutti amicizie false, storie false. Infatti lui all'inizio si insospettisce. Come fa a insospettirsi? Tipo che vedeva dal cielo che cadevano per esempio fari. E incominciava a chiedersi: ma cosa succede? Infatti poi andando avanti, tipo vede per esempio il padre, riconosce il padre in un giorno, diciamo, che era il padre scomparso durante l'infanzia, appunto riconosce il padre, esatto, durante una scena, e quindi lui si alla fine poi dopo vari sospetti, dopo varie scoperte, si rende conto che tutta questa è una montatura, una grandissima presa per il culo, ed è appunto diciamo la sua vita in un reality show. Mamma, che vita di merda. È una vita, cioè è una scoperta che ti trova, cioè sì, ti trova. No, ovviamente è solo un film, per fortuna, però alla fine cosa succede in futuro? Alla fine cosa succede? In America vogliono fare una cosa del genere. Alla fine poi si ribella, quindi riesce a capire il meccanismo che c'è, quindi poi Io direi di, prima di concludere, magari mandiamo la scena finale, l'ascolto della scena finale, che è quella emblematica. Abbiamo tagliato il pezzo finale e ve lo facciamo ascoltare per chi non l'avesse mai visto. Bellissima canzone, tra l'altro. Capisco. Ho seguito ogni istante della tua vita. Ho seguito quando sei nato. Ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ho seguito il tuo primo giorno di scuola. Il momento in cui hai perso il primo dentino. Come fai ad andartene? Ti prego, signore. Il tuo posto è qui. Ce la farai. Con me. Parlami. Di qualcosa. Accidenti, Truman. Cristo, vuoi parlare? Sei in televisione. Sei in diretta mondiale. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già. È veramente incredibile, una vita intera vista da altri, da milioni di persone tramite un reality. Cioè, tu quando lo vieni a sapere rimane veramente traumatizzato. Le persone ridevano della vita che faceva. Erano interessate, ma sempre all'oscuro. Cioè, veramente. Sì. Però c'era qualcuno che sperava che lui capisse che era tutto un reality. Infatti, anche in questa scena finale si vede la ragazza che è contenta che lui abbia scoperto tutto e che mandi a fare in culo Christoph. È una cosa assurda. Che poi ha partecipato pure come comparsa. Stesso reality show, la ragazza di cui si era Infatti sì. Bellissimo film, se non l'avete visto
vedetelo, ovviamente. Va bene, dai, abbiamo finito questa settima puntata non di Cine da Pierpaolo già sta. Attenzione, c'è una sorpresa! C'è una sorpresa! Grandissima! Va bene, dai, diccelo, Rico, ma qual è la sorpresa? No, vai, Rocco, vai. Io lasciamo a te l'esclusiva. Sono contento di questa interpretazione che farà Pierpaolo Caputo. Sì, se non l'avete capito. Si è preparato anni! Si è preparato per due stagioni. Un'interpretazione con la chitarra. Allora dico, allora la canzone è Attenti al lupo, però è leggermente allora, mi raccomando, cantiamole tutti. Che metteremo la prossima puntata Attenti al lupo a sto punto, eh? Sì, come minimo. Ora mettiamo prima quella modificata da Pierpaolo e poi vai. Allora la canzone modificata si chiama Attenti a Rocco Ciazzaglia. Che bastardo. Rocco non ne sapeva niente, neanche io. C'è una radio piccola così, con tante finestrelle colorate, e ci sono tre speaker piccoli così, che tornano sempre di giovedì, e hanno un Rocco che ce l'ha piccolo così. Con dentro un sogno da realizzare, e più ci penso non sa aspettare. Rocco, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta non si vendono le scarpe, è vero. Guarda come sono tranquillo io, anche se attraverso il palagiano con l'aiuto dei fondi. Oh, che c'è, state sempre attenti a Rocco, tutti quanti attenti, anche a Rocco, alle buche attenti a Rocco. Live together, live a Rocco, attenti alle buche a Rocco, soprattutto a Rocco. Va bene. Grande. Ora non sai che mi devi dei soldi perché hai messo il nome mio nella canzone. Stai zitto. Pubblicità. Io direi che ogni settimana Pierpaolo si impegna almeno a fare questo. È molto divertente. Per apprezzare. Io facevo il telegiornale una volta. Lamberto Sposini. Voglio dire, il 24 dicembre uscirà il mio CD. Ah, ecco, nessuno l'ha ascoltato. Sarà rock agli anni 90. Sarà come quello dei Jarvis, nessuno l'ha ascoltato. Vabbè, comunque dopo fiumi di parole, fiumi di stronzate. Vabbè, comunque sia, ringraziamo Pierpaolo per questa piccola chicca interessantissima. E concludiamo la puntata salutando ovviamente tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi ringraziamo. Grazie. Ringraziamo anche Cime di Radio Cime Web, di Radio Web, il Factory per l'ospitalità. E vi ricordiamo il sito www.cimediradioweb.it. Sembro l'alieno di ciao Darwin, no, avanti un altro. Mettetemi piace, soprattutto Pierpaolo ci ricorda. Ci saranno le mie canzoni pure. Anche le canzoni, procuriamogli un contratto discografico. Tante canzoni da Pierpaolo. Metteremo il codice banco posta di Pierpaolo se volete fare un'offerta. Raccomando, siete numerosi. Poi, 1° dicembre, ecociclo pedalato organizzato dall'Associazione Terra Cime di Radio Web con la collaborazione del comune di Palagiano. Se volete venite, se non diluvia venite. Poi 20 dicembre freestyle rap, real rap, ovviamente come finalisti. Avete capito, rap, i due solo mi sa che solo i primi due finalisti si esibiranno, cioè Strazio e Infarto. Colli Carenale forse. Ciò che avranno dopo questa bevuta di vino e birra il mischiato. E poi 6, 7, 8. Sta morendo Jacopo. Sta morendo, non ce la fa più. Dai Jacopo, è quasi finita. Dai, manca dai, Jacopo. Mi sta salendo tutto. 6, 7, 8 dicembre c'è il Medimex alla Fiera del Levante, che è la fiera praticamente delle musiche. Ci saremo noi di Cime di Radio Wax. Va bene, dai ragazzi, vi lasciamo con una canzone bellissima di Moby degli anni 90, Rocco e Bicciotto, porcellana italianizzata comunque, ovviamente. Sì. Porcellana. Sì. Alla prossima. Ciao. Ciao da Jacopo, Rocco, Nicola e Paolo. Oh! E salva me.
Francesco.